Buonasera a tutti, bentornati sulla Perugia Fan TV. Siamo in diretta per seguire insieme il match che si gioca oggi alle 18:30 tra Perugia e Spal. Andiamo subito con la lettura delle formazioni prima di salutare Enrico. Perugia scende in campo con un 3-5-2, Cicizzola, Sgarbi, Angella, Dell'Orco che vanno a coprire la fase difensiva. Falzerano, Juan, Burrai, Santoro, Ferrarini e davanti Matos e De Luca. Queste sono state le scelte di mister Albini. La Spal invece scende al cuore con un 4-3-1-2. Alfonso in porta, Dijkman, Meccariello, Capradossi, Celia in difesa, centrocampo a uno con Riva e in attacco Zanellato. No, scusate, centrocampo Zanellato, Dorazio e davanti Colombo e Vido. Allenatore Venturato, vedremo Venturato cosa tirerà fuori dal cilindro della spalla. La buonasera ad Enrico. Ciao Simo, buonasera, ben trovato. Allora, Scusate dopo per le la voce, letture ma... dopo le letture delle formazioni, cosa ti aspetti dal Perugia, anche se già posso intuire cosa ti aspetti dal Grifo, soprattutto cosa ti aspetti dagli ospiti che arrivano comunque sia a Perugia dopo qualche buona prestazione. La Spal sicuramente è una squadra diciamo in crescita, ha avuto un rendimento un po' altalenante, diciamo che l'arrivo di Venturato ha fatto sì che comunque la squadra prendesse un'altra identità e anche un altro passo. Dal Perugia mi aspetto il solito Perugia aggressivo, non sarà una partita facile. Per noi chiavi playoff, questa partita e anche la prossima contro il Como, secondo me sono molto molto importanti. Oggi c'è uno scontro che ci riguarda, che è quello fra Ascoli e Pisa. Vediamo alla fine dei 90 minuti. Però, ripeto, probabilmente non sarà una partita facile. Se conosco un po' Venturato, anche col Cittadella ci ha reso sempre la vita difficile. Però, stiamo a vedere, la fiducia c'è Soprattutto sempre. Venturato è stato anche artefice, no, di diverse stagioni in zona playoff proprio con il Cittadella. Un anno hanno sfiorato la Serie A per Serie A. pochissimo, oltretutto. Sì. Quindi ci aspettiamo un bel gioco. Nel Un allenatore che frattempo, conosce la categoria, Simo, eh? È sì, un allenatore che assolutamente, conosce la assolutamente. categoria. Vediamo mister Alvini come avrà preparato la partita. Ovviamente ci aspettiamo come sempre di vedere un buon Perugia all'opera, però sappiamo che non è facile, dato che questo Perugia sta facendo molto bene, anche se ha, diciamo, una piccola pecca, il fatto che giocando molto in velocità e soprattutto avendo un grande dispiego di energie, può starci che qualche partita non potrebbe andare in porto. Speriamo che non sia oggi il caso contro la Spal. Ma noi giochiamo sempre su grandi ritmi e vediamo se ci riusciamo anche questa sera. Chiaro che poi in campo ci vanno anche gli avversari, è normale. Poi questo l'abbiamo detto tante di quelle volte, Simone, è un campionato estremamente equilibrato, estremamente difficile, Sì, almeno assolutamente. dalla zona play-out andare avanti. Poi abbiamo visto anche ieri sera, ad esempio, ci sono stati risultati un po' a sorpresa, la sconfitta del Frosinone, insomma, non è facile, non è facile. Tanto la partita è iniziata, c'è la spalla in avanti, Da me subito deve ancora pericolosa, fra iniziare, parentesi. ma proprio avrà Subito, inizio. subito pericolosa la spalla con un tiro a giro da fuori. Palla che non è uscita di tantissimo, insomma, Cicizzola poco poteva farci se fosse finita in porta. Intanto Spal partita molto molto aggressiva. Una domanda che volevo porti, Enrico, che ne abbiamo anche parlato nelle altre varie dirette che abbiamo fatto.
Secondo te ci sono gli estremi per poter fare un prolungamento di contratto a Mister Alvini, in special modo a Cicci Zola che ha un anno di contratto? Secondo te, soprattutto per il portiere, ci potrà essere l'occasione di un rinnovo di contratto anche per la prossima stagione? Oppure tenteranno di darlo subito via? Ma io, per quello che riguarda la stagione che sta facendo quest'anno, è normale che da tifoso mi auguro che possa rinnovare e che possa restare a Perugia, Cicci Zola, perché comunque è un portiere, secondo me, di ottimo livello e si adatta perfettamente al gioco di Alvini, insomma, anche perché è molto bravo con i piedi. Per quello che riguarda il mister, credo che almeno da quello che ho letto, da quello che so, così credo che per il rinnovo di mister Albini non dovrebbero esserci problemi, insomma. Poi Soprattutto potrebbe staremo a. arrivare anche se il Perugia riuscisse ad arrivare ai playoff. Dopo, diciamo Ma la. al di là. Diciamo che al di là dei playoff, per quello che riguarda quello che è stato fino adesso il nostro campionato, noi abbiamo conquistato la salvezza con ampio margine, non abbiamo faticato, forse abbiamo sbagliato fino adesso 3 partite. Quindi devo dire la verità, il percorso della squadra è un percorso importante. Grazie sicuramente alla squadra, ai giocatori, ma anche alle idee del mister. Oggi sarà una partita, vedo, abbastanza fino adesso non complicata, ma diciamo che la spalla è partita come forse non ci aspettavamo, nel senso aggredendoci molto molto alta e noi non abbiamo preso. Siamo partiti bene, l'approccio è giusto, dobbiamo prendere un po' le misure in campo. Sì, anche perché il gioco di Venturato non è anche no, famigerato per il forte pressing nel momento del Sì. non possesso palla, e quindi una squadra comunque sia che gioca sì in velocità come il Perugia potrebbe anche giovarne nel trovare spazi su questo pressing optato dalla spalla. Certo è comunque sia tenere 90 minuti o perlomeno 70 minuti come ha sempre dimostrato il Perugia di Mister Albini a certi ritmi. Dopo il 70esimo arriva come natura che è il calo fisiologico, quindi Intanto, soprattutto sarà importante azzeccare i cambi qualora ci sarà l'eventualità di questo calo fisico. sì, diciamo che fino adesso, tanto bravo Angela, stiamo soffrendo un po' questo pressing forsennato della spalla, che è partita veramente a 100 all'ora. Non è che abbiamo, a parte un tiro finito fuori, non abbiamo subito come occasioni, però stiamo subendo questo pressing molto alto, vengono a prenderci uno contro uno, come in questo caso su Matos. Ripeto, l'avevo detto prima dell'inizio, sarebbe stata una partita probabilmente complicata e da come è iniziata in questo momento un po' lo è. Staremo a vedere. Nel frattempo ci saluta Manuel Ciao dallo Manuel. stemma tifoso del Parma. Buonasera. Ciao, buonasera Manuel. E Parma che ieri ha pareggiato. Tanta ammonizione per Zanellato della spalla per un fallo su Falzerano, una trattenuta a centrocampo dopo che Falzerano l'aveva saltato. Prima ammonizione. Sesto minuto del primo tempo per Zanellato della Spal. ovviamente invito le persone che ci stanno seguendo a condividere la diretta sui loro vari social in modo da essere più corposi Possibile, poi se ci guardano anche in differita va bene uguale, insomma, va dai. bene uguale, però condividete comunque questi video e vi ringraziamo per ciò. Nel frattempo ci risponde Manuel che dice: no, abbiamo vinto Ah no, ha vinto 1-0. 0-1. Manuel, scusa, ma sono un po' rincoglionito.
che poi ho visto il gol del vantaggio, fra parentesi. Chi ha fatto 1-1 ieri che mi sono confuso? Madonna. Brescia Adesso pareggia... Brescia pareggiato col Benevento 2-2 ieri. E poi ieri fra Serie B e Champions, ieri sera mi frullava il cervello. Ho visto anche le partite dei Champions. Tanto punizione per il Perugia? No, no, credo io. Non ho capito bene cosa ha fischiato l'arbitro. C'è stato un altro fallo di Zanellato adesso su Santoro. Abbiamo reclamato la seconda ammonizione, ma sinceramente mi sembrava esagerato. No, vabbè, è fallo, però è un fallo involontario, nel senso sulla Sì. corsa Fallo si sono incrociate le gambe. giallo Si sono a incrociate Zanellato, le vabbè, cioè, non è fallo, via. Ha trattenuto un pochetto, ma non è fallo. quantomeno questo non era fallo da ammonizione. Quella Comunque, centrocampo l'ha trattenuta. un dato incontrovertibile che ho anche avuto modo di constatare parlando con un ex arbitro qualche giorno fa. Il dato di fatto che purtroppo in qualsiasi categoria, dalla Serie A all'eccellenza, alla prima divisione, alla prima categoria, è veramente difficile capire come mai ci sia questa ascesa di qualità degli arbitri dal punto di vista, no? Ma io Diciamo proprio dico fattuale, e noi purtroppo sì. ne siamo stati i protagonisti in Ma negativo, considerando che nelle guarda quello ultime. che è successo anche domenica fra Inter e Torino, insomma. E Un VAR Bologna, che non vede se non erro, a Inter Torino. Inter-Torino, fallo su Belotti clamoroso. Fatto che intervenga il VAR e non vede un fallo del genere, non richiama l'arbitro, secondo me non è neanche malafede, vuol dire che sei rincoglionito. No, comunque c'è da dire che purtroppo lo strumento del VAR attualmente sia in Serie A e in Serie B sta solamente complicando la situazione perché possano accadere situazioni come è accaduto a noi, per esempio, con il Benevento, lì è stata proprio una cosa fuori dal mondo. Sì, Però. ma il problema è che noi abbiamo giocato fra Benevento, Brescia e Lecce, abbiamo giocato sempre in 10 uomini. E insomma, adesso io Certo. ripeto che noi giochiamo in maniera aggressiva, è vero, ma la partita contro il Lecce, il Perugia ha commesso 15 falli e mi sembra 31 o 32 il Lecce. Ora, se una squadra commette più falli, sembra Sì. strano che su quei 32 falli non ci sono almeno due falli o due falli che possono portare un'espulsione. Cioè, Certo, mi sembra strano. ma e non Ripeto, solo, poi. ma anche il video che avevi mandato su WhatsApp è indicativo, no? Di come Mihajlovic, sempre Sì, diciamo sì, sì, con la sì, sua verve, però giustamente sì. Sì. dice: noi facciamo due Abbiamo fatto falli e ci date due ammonizioni. e prendiamo tre ammonizioni, gli altri e no, ma ripeto, ma nel cosiddetto metro di giudizio, no? Che tanto errore brutto di Angella, fallo di nuovo su Falzerano. Diciamo che purtroppo, ripeto, quello che io diciamo, contesto agli arbitri è il metro di giudizio. Metro di giudizio perché su 90 minuti falli molto simili non vengono mai giudicati nella stessa maniera. Questo Vero, vero. a me sinceramente Soprattutto si mi dà lasciano da pensare. sempre Tanto la. Matos in area di rigore, ah, brutto il cross. La cosa Il cross peggio è che, lascia terra il nonostante ci pallone. sono dei regolamenti, no, al quale ci si debba attenere, non si lascia sempre la libera interpretazione Ma all'arbitro, cioè non ci il sono. problema è quello, il problema è Cioè, quello capito? che poi è sempre l'arbitro,
cioè, secondo me si lascia troppa responsabilità agli arbitri, Sì. troppa responsabilità, e poi rischi di farli diventare protagonisti. L'arbitro bravo è quello che non è protagonista, l'arbitro bravo è quello che si vede poco, fischia ben, fischia giusto e soprattutto fischia in maniera equa. Io è questo che mi piacerebbe vedere. Certo. Quando vedo la Serie B, sia la Serie A, ma l'anno scorso anche in Serie C, in Italia, rispetto alle altre nazioni, seguendo anche un po' la Liga, campionato inglese, campionato tedesco, le partite sono molto più spezzettate. De Luca, mamma mia! De Luca, miracolosa parata del portiere, colpo di testa, ravvicinato di De Luca su cross di Matos, mamma mia, parata clamorosa, bravissimo il portiere della Spal. Infatti, come ci dice Francis, e dice purtroppo ogni settimana accadono spesso gli arbitri che non subiscono i falli, cioè è il dato di fatto più che altro, come vidi una volta su un video proprio di una conferenza di formazione degli arbitri, no? Se non sbaglio era Mazzoleni che spiegava che nel caso in cui l'arbitro deve avere il contatto con il VAR non deve avere influenze con i giocatori, Sì, deve solamente sentire la sala VAR, ma e quindi quello c'è, però si quello va, c'è, però no, quello quello sì, c'è, però esiste. si va anche a delimitare, no, quello spazio tra virgolette democratico, no, che c'è tra la squadra che richiede una giustizia, un torto subito, no, e da un lato la giustizia del dato di fatto, cioè che se c'è fallo, c'è fallo, o perché ce lo hai dato. Cioè, purtroppo da questo punto di vista il calcio sta diventando sempre più vicino al basket, no? In cui noi giocatori non possono nemmeno tra virgolette protestare, chiedere spiegazioni, ecco. Ma ripeto, ma il problema non è, cioè, io credo una cosa, che l'introduzione del VAR è stata anche un'introduzione giusta, nel senso che hai una tecnologia che ti permette di evitare gli errori. Se Certo. poi però l'arbitro fa un errore macroscopico, e il VAR non corregge quell'errore, allora che c'è sta fa? Cioè, è quello che io dico, no? Certo. Nel caso in cui ci sia un errore macroscopico, voglio dire, è il VAR che hanno 10-15 telecamere, 45 schermi, eccetera, cioè, voglio dire, deve intervenire. Certo. Se no, mettiamo l'istant replay e chiediamo due azioni a scelta per squadra per tempo e facciamo come sul football americano. Certo. Adesso ho visto l'occasione di De Luca che è stata sventata al Sì. portiere Spallino, bel riflesso, colpo di Sì, reni eccezionale. gran parata, gran parata, gran parata, niente da fare. Cazzo, le gol è magnato, madonna. Frattempo ci saluta Francis, buonasera. Ciao Francis. Questo l'abbiamo letto. Sempre Manuel, non è accaduta la stessa cosa in Torino Inter, che non hanno dato il calcio di rigore al Torino su Sì. Belotti e sono stati sospesi sia l'arbitro in sala VAR. Sì, Manuel, Purtroppo. ma infatti l'avevo detto prima io, ne avevo parlato di questo caso, ma ripeto, quello è eclatante, ma ne succedono tanti, in Serie B soprattutto io vedo partite dove sinceramente poi non so se mi risponderai e se sarai d'accordo con me, ma vedo a volte arbitraggi secondo me imbarazzanti, imbarazzanti. Poi è una mia opinione, eh.
Comunque resta sempre il fatto, il dato incontrovertibile che, ripeto, la qualità dell'arbitraggio è proprio calato, No, è veramente proprio scadente. Cioè, secondo me, sotto ogni proprio punto di vista. Quindi o devo è un dire, errore formativo da questo punto di vista, perché sicuramente è un non lo so, però. errore, Ripeto, anche in passato gli arbitri sbagliavano, cioè gli arbitri hanno sempre sbagliato, sbagliavano anche in passato, magari sbagliavano in maniera più eclatante, però sbagliavano di meno. Adesso sbagliano di più e anche in maniera eclatante, nonostante che ci sia, insomma, la tecnologia di mezzo. Intanto un rilancio di Cicci Zola, che era un passaggio raso terra, viene intercettato, poi l'ennesimo fallo che subiamo a centrocampo. Insomma, anche oggi abbiamo pane e formaggio per i nostri denti, come si dice. Insomma, la SPAL gioca più o meno come giochiamo noi. Le squadre sono quasi a specchio e niente, ci sono questi uno contro uno, questi duelli a Poi, centrocampo, che spesso si concludono con un fallo da una parte, un fallo da un'altra. un'altra questione che pone Francis è: sono sorpreso della scelta di Alvini di non schierare Segre dal primo minuto. Beh, però diciamo che Segre ha anche giocato praticamente 2 giorni fa e quindi Sì. giustamente tende a conservare, no? No, più che altro è uno di quei giocatori che non ha quasi mai riposato. Sì. E avendo un doppio turno sinceramente importante in casa, poi non è detto che non lo vediamo il secondo tempo, però c'aveva bisogno un attimino di tirare il fiato, perché anche domenica è uscito verso il 75esimo, l'80esimo, insomma, era stremato, quindi giocatore generosissimo, per noi fondamentale, è stato veramente una grande sorpresa. Insomma, sapevamo del valore del giocatore, però si sta esprimendo su livelli veramente molto molto alti. No, Però Segre assolutamente è una era grande anche giusto risorsa. dargli era anche giusto dargli un attimino di respiro, perché Sì. comunque i cambi li abbiamo, quindi è giusto Comunque che Manuel giochino Enrico anche gli altri. concorda con la tua diciamo analisi sull'arbitraggio. Infatti è vero, non Sì. c'è Serie B è una cosa equidistanza, incredibile. diciamo, non c'è equidistanza, cioè ogni No, partita non fa c'è, no, storia ripeto, non se c'è, non c'è, non c'è uniformità nel metro di giudizio, diciamo. uniformità di giudizio, ma proprio all'interno della partita stessa, è quello che a me, che a quello mi fa specie, veramente, mi fa veramente specie. Però, vabbè, alla fine, per carità, poi i punti che uno ha quando vai a stringere probabilmente sono quelli che meriti, perché, Certo. per carità, però ripeto, determinati errori determinano purtroppo anche i risultati di alcune partite, e questo non dovrebbe accadere. Ma non lo dico solo per il Perugia, questo è un discorso generale. Certo. Perché poi la storiella che diceva, beh, oggi è pro, domani è contro, oggi è contro, domani è pro, non è, secondo me, un discorso serio. Non dovrebbe essere né pro né contro, dovrebbe essere giusto ed equo. Certo, e non come è successo in certe situazioni a noi, cioè fare il gioco di parte, perché io ripeto, no, No, noi in però maniera particolare ripeto, lo allora. dico anche. Ma vedi, allora, contro il Lecce, Santoro ha fatto fallo di mano, era il 92esimo, il 91esimo, è calcio di rigore. E noi abbiamo Sì. Certo. rosicato, però quello era calcio di rigore. A Lecce, lo stesso fallo al 93esimo, 2-1, in 10 da un'ora, l'arbitro non è andato neanche al VAR. Certo. Fallo di mano eclatante, come quello di Santoro, anzi peggio, perché gli ha portata via proprio. Allora vedi che questo è, cioè, Anche la è situazione questo, che si è delineata per noi su a Brescia, no? è que Cioè, vabbè, sì, ma no? poi Cioè, ripeto, dopo, i casi sono molteplici, quindi sì, ma no?
Ripeto, Quindi non è che anche in casa col Benevento, giustamente, e dico giustamente, Juan strattona da dietro in maniera evidente un giocatore del Benevento, quando viene ammonito. Era un'ammonizione giusta. 2 minuti dopo, sotto la tribuna, lo stesso fallo su Falzerano, ha fischiato punizione, ma il giocatore l'ha ammonito. È certo. questo che a me... Ma come succedono sulle partite del Perugia, succedono sulle altre partite. E questo io sono convinto che è così, perché, ripeto, non è che Certo. possono sbagliare in maniera unilaterale. Dopo uno da tifoso vede gli errori unilaterali, magari, quello è vero, a volte esageriamo anche noi, però è questo che a me proprio mi disturba. Intanto i giocatori del Perugia stanno scivolando in maniera clamorosa sul campo. Non so se Sì, qualcuno ha è vero. problemi di tacchetti, c'è un problema di fondo. Intanto Matos in avanti sulla destra, va dentro l'area, De Luca non arriva alla deviazione, Falzerano raccoglie palla, palla opposta sulla sinistra, entra in area, scarica fuori, ha anticipato Burrai. E Spal che riparte, gioco interrotto però. Gioco interrotto, Santoro a terra. No, Ferrarini, scusate, Ferrarini a terra. Problemi alla caviglia destra. Tanto Simone, ci puoi aggiornare sugli altri risultati Sì, delle altre allora, nel partite? frattempo Graziano ci chiede come va. Va bene, per ora va bene, una Spal Parte il tosta, ma mal di gola, ecco. raffreddore. Ah, e Allora. ho dovuto fare l'ennesimo tampone, fra parentesi. Quindi, sperando che vada tutto per il meglio. Allora, attualmente si stanno giocando Ascoli Pisa. Sì. Al del Duca 0-0, noi 0-0, Cremonese Pordenone su a Cremona 0-0, e E per il basta. resto poi ci sono state le partite ieri Quindi che tutte hanno ferme sullo visto, 0-0. sì, per ora sì, che hanno visto il Como pareggiare con quelli là, il 1-1, Crotone, sì. Il Crotone ha vinto 2-0 con il 2-0 Frosinone, contro il Cittadella Frosinone. Regina 0-0, Brescia-Benevento 2-2, Vicenza-Parma 0-1, Cosenza-Lecce 2-2, Alessandria-Monza 0-3 e le tre partite che si stanno giocando ad ora 0-0, e quindi aspettiamo l'arrivo di Comunque, qualche gol. Monza è arrivato in cima, eh. Sì. Il Monza sta Monza in ricrescita spaventosa, viene, anche fuori da... non so da quanti risultati utili consecutivi viene, ma tanti. Ogni pronostico, comunque. Comunque sia, non si Beh, sperava che il oddio, Monza inizio era stagione... partita male. Però, ripeto, ti ricordi Simone quando ti dicevo, guarda che Stroppa è bravo allenatore, se riesce a trovare la quadra di sta squadra, vedrai che... E mi sembra che l'ha trovata. Sì, Cosa che invece assolutamente. secondo me non è successo, cosa che secondo me invece non è successo a Parma, e mi auguro che per loro che succeda, ma a 9 partite dalla fine, insomma, le distanze incominciano a essere importanti. Tra l'altro, sempre Manuel ci risponde: anche a noi ne sono successe tante, rigori non dati a favore nostro, espulsioni non date agli avversari, tipo Parma Regina. La Regina dovevano espellere almeno 2 o 3 giocatori, era lo stadio. Eh sì, ci stanno Sì, determinate ma partite in cui l'arbitro non, come se non fosse presente, o azzecca una. perlomeno non vede i dati di fatto, no? Cioè, e quindi denota solo scorrettezze di un certo tipo da una parte piuttosto che dall'altra. Ma questo purtroppo fa parte del gioco, nel bene o nel male, fa parte del gioco. No, no, ma Comunque io Graziano ci dicevo. dice che il Monza ha fatto 3 vittorie consecutive, il che non è male.
e 4 pareggi nelle ultime 7 gare. Quindi appunto viene da 7 risultati utili consecutivi. Bel non è male ottimo. Comunque. Soprattutto se poi vinci gli scontri diretti, visto e considerato che quelle ultime 3 più o meno prendono tutti 3 punti. A parte noi, sì, che col Pordenone abbiamo perso 1-0, però insomma quelle sopra. Certo, sono ancora in avanti. Sì, sì. Oggi sarebbe importante vincere per noi anche in funzione del risultato di Ascoli, perché l'Ascoli gioca con il Pisa e avendo quello assolutamente, però in maniera particolare tanto gran palla di Falzerano per Burrai che la mette dentro, mamma mia, grandissima giocata. Io ho denotato, no, come appunto, no, ci sia sì la voglia di andare in gol del Grifo, però in maniera particolare si fatica nel poi andare proprio alla realizzazione, per quanto produciamo tanto, ma al tempo stesso sprechiamo tanto. Un esempio, senza nulla togliere a Marcello Falzerano, che fa il suo tutte le partite, le scorse partite, due occasioni vicino al limite dell'area di rigore, cui poteva tirare, non ha tirato e sono state due occasioni perse. Però comunque vai sempre vicino all'obiettivo. Quindi ciò non è poco. Probabilmente è un po' il limite di questa squadra. Se parliamo di limiti, probabilmente questo è un po' il limite di questa squadra. Diciamo che per il volume di gioco che fa, spesso realizza poco. Però, ripeto, l'importante è arrivarci nei pressi della porta, che prima o poi, insomma, ce la butteremo dentro. Certo. Chiaro, non siamo una squadra ammazza partite, e questo può essere un difetto, però ripeto, noi abbiamo 9 partite con quella di oggi, 10 per rincorrere un sogno, che sono, certo, i playoff, che per noi all'inizio erano impensabili. Quindi se ci arriveremo vorrà dire che la squadra l'ha meritato. Se non ci arriveremo, avremo meritato quello che avremo a fine campionato. Però ripeto, io sono abbastanza fiducioso. De Luca in aria, si gira di sinistro, alto. Peccato, era una buona occasione anche questa. Diciamo che a parte i primi 5 minuti, forse 7 minuti, in cui abbiamo... Intanto entra Curado e credo che esca Ferrarini. No, Ferrarini no, esce Dell'Orco. Credo un leggero risentimento muscolare per Dell'Orco, figlio dell'ultimo infortunio probabilmente. E insomma, ecco, questo è. Vedremo dove saremo, però ripeto, comunque è bello avere un nuovo obiettivo, ecco. Quello sì. No, quello sì, assolutamente, anche perché le parole del nostro presidente alla fine dello scorso campionato vinto in C erano state lapidarie, cioè si gioca per una salvezza in Serie B l'anno prossimo e sì, si chiudevano, tra virgolette, la porta delle possibilità. Però mister Alvini è riuscito a vincere la diffidenza iniziale nel quale era stato portato il Perugia in generale, ed è riuscito con questo collettivo a ottenere ottimi risultati, non tanto dal punto di vista dei risultati sportivi, ma proprio calcistici, dal punto di vista tecnico, tattico, comunque sia, c'è molta attenzione nella preparazione tattica e tecnica delle partite settimanale, quindi... Diciamo che è riuscita a dare un'identità vera a una squadra, che se la gioca con tutti, con le proprie armi, e poi se gli avversari sono più bravi di noi, gli stringiamo la mano e gli diciamo bravi. Però insomma, per vincere contro il Perugia non è facile per nessuno. No. Noi è vero, abbiamo faticato alcune partite, però insomma, portare via il Perugia di questi tempi e punti non è facile. No, no. De Luca, attenzione, De Luca si gira, alta, alta sopra la traversa. Poteva toccarla De Luca
Per il calciatore che stava per inserirsi in A area di rigore, rimorchio ma anche, sì, ha preferito girarsi. forse non l'aveva visto. Comunque, se già un cambio esce dell'Orco, entra Curado, Sì. come dicevi tu prima, Enrico, risentimento muscolare per dell'Orco, anche perché se non erro, ha giocato anche la scorsa partita, quindi ci può stare che la stanchezza con tutte Sì. queste partite ravvicinate No, ma poi non era al arriva. 100%, insomma, quindi probabilmente ha provato e... Frattempo vediamo un nostro ex giocatore, Luca Vito, che Luca Vido. a Perugia, per quanto poi ricordo io, non ha lasciato un particolare segno, No, però però ha fatto il suo per quanto possibile. era un periodo particolare, poi era molto giovane, quindi insomma, Sì. ma era un periodo Diciamo. particolare anche per la squadra. È venuto a Perugia per fare un'esperienza che attualmente comunque sia gli sta dando i frutti Sì. nelle altre compagini di Serie B, diciamo. Ma Ferrara sicuramente è una bella piazza, c'è cioè una piazza gloriosa, storica. La Spal, insomma, è una squadra che ha tanta storia nel calcio italiano, quindi è un'altra bella realtà, secondo me. Poi anche loro, va bene, a livello societario hanno avuto un passato, le loro vicissitudini, come tutti poi alla fine. Certo. Purtroppo ci passano tutti, a meno che non sei una superpotenza, però le squadre provinciali o comunque provinciali è brutto. Le squadre della provincia che magari non hanno grandissimi mezzi economici, è chiaro che a volte rischiano anche delle imbarcate clamorose. Tanto molto bene Matos. È una partita sporca, come direbbe mister Alvini, come quella di Reggio Emilia, uguale. Sembra di rivedere la partita di Reggio Emilia. Sì, perché comunque si tenta a scardinare, no, le rispettive difese avversarie, ma non si creano gli spazi necessari per poter attaccare in profondità. E quindi Sì, è una infatti. partita sporca, nel senso che chi gioca di più la palla rischia talvolta anche di subirla il gol. In questo caso siamo noi, perché comunque sì, andiamo in avanti e poi ci scopriamo e rischiamo di subire un'incursione avversaria. Però fortunatamente il Perugia di questi problemi, almeno quest'anno, non ne ha mai avuti, quindi No. speriamo che non sia la serata indicata per questi problemi. Frattempo c'è una rimessa laterale per la Spal. Palla in profondità, ma non riesce ad arrivarci nessuno. Cicci Zola riparte al fondo, palla corta per Curado. Scusa, ma devo prendere una sigaretta che senza fumare tutto un tempo non ci riesco. Ok. Non t'ho avvertito, ma tanto sai che No, non va bene, t'abbandono. è il Sai bello che non della diretta. t'abbandono. Sì, scusate ragazzi, sono un po' maleducato, ma sono Curvarolo, non sono un uomo di televisione. Quindi mi comporto come tale, un po' Ok, ma nessun problema, nessun brutto. problema. Questo fallo su Juan, secondo me, questo ci poteva stare l'ammonizione, non so se l'ha ammonito. La palla non la prende. E chi è? Sentito un botto. Perugia in avanti, cross di cura, mano, fallo di mano di Matos, c'è la miseria. Però
Siamo al 36esimo del primo tempo. Eh sì. Fischiato giusto. Quanto è uscita impresata di Cicci Zola a sventare un cross della squadra ferrarese. De Luca in avanti, era in posizione di fuori gioco. Ora fuori gioco, fallo laterale, non ho capito bene. No, credo che sia stato in posizione di fuorigioco. Intanto recupera il pallone Matos, destro di Matos, fuori di niente. Mamma mia, gran giocata di Rieder Matos. Grande giocata di Rieder Matos. Assogliata di Matos dopo che è stato molto bravo a recuperare una palla. Palla che finisce fuori non di molto alla destra del portiere della Spal. Anche se cioè, qui c'era il gomito alto, ci cioè, poteva stare anche il fallo. Nel Diciamo frattempo, che se. nemmeno dagli altri campi si sblocca il risultato, sempre Cremonese Pordenone e Ascoli Pisa sempre sullo 0-0. Sì, ma ripeto, tanto con chi giochi è un campionato molto, molto equilibrato. Intanto. C'è un giocatore della Spal a terra e Alvini ne approfitta per parlare con i propri ragazzi. Marco Giannitti che viene espulso? Sto Non so indietro se sia. rispetto a te, quindi raccontami quello che è successo, perché... C'è stato allora Matos che è andato a recuperare un pallone e ha avuto uno scontro con un giocatore della Spalda, quindi è scaturita l'azione che quasi ci porta al gol. Matos aveva il gomito un po' alto sul contrasto di testa e è andato a impattare col proprio gomito, ma in maniera abbastanza fortuita, il giocatore della Spal e poteva starci il fallo. Poteva starci il fallo. L'arbitro non ha fischiato. Anzi, sicuramente era fallo secondo me, ma quando ti dico no, che ci sono, io sono tifoso del Perugia, però questa era la punizione per la Spal. Vabbè. E poi c'è stato qualche discussione con le panchine, ho visto che parlava Ho visto il tiro di Matos Aurora. con Marco Giannitti. Tanto Perugia di nuovo in avanti sulla destra. Matos sta facendo un'ottima stagione, solo che sta peccando su una cosa che secondo me gli darebbe più lustro anche a Perugia, il fatto che è molto tecnico, molto veloce e potrebbe giustamente meritare anche qualche gol in più, perché il tiro preciso ce l'ha, gli manca solo quella perfezione verso la rete, diciamo. Essendo un giocatore molto tecnico. Sì. Intanto espulsione ai danni della Spal. Viene espulso Colombo per entrata bruttissima a gamba tesa su Curado, bruttissima. Prende in pieno il piede e sì, fallo d'ammonizione, era già ammonito e viene espulso. Diciamo che non si è trattenuto, è entrato in scivolata a gamba tesa su Curado, ha preso in pieno il piede. Per fortuna aveva già calciato la palla e ammonizione, questa ammonizione giusta. Spalla che rimane in 10. Espulso Colombo al 41esimo del primo tempo. Poteva trattenersi, diciamo che non era necessario entrare in quella maniera. Perugia con l'uomo in più, vedremo quello che riusciremo a fare, visto e considerato che con l'uomo in meno abbiamo fatto sempre bene.
una delle prime volte, se non la prima e la seconda, che ci troviamo con l'uomo in più, vedremo. Comunque ragazzi, io sono al quasi 40° minuto, 0-0 ancora tra Perugia e Spal. Ripeto, una partita che il Perugia sta affrontando in maniera quasi impeccabile. Se non fosse che ora ho visto la reazione di Colombo verso il giocatore del Perugia. Ho visto questo fallo, è rosso, quindi io fossi in Colombo non continuerei a parlare, a protestare, perché comunque No, fallaccio, fallo fallaccio, brutto, fallo brutto. fallaccio. L'ha preso per fortuna con il Sì, corpo, non però con il piede. Se lo prendeva con il piede, gli aveva spezzato una caviglia. Questo è poco ma sicuro. vedi, qui l'arbitro ha dato l'ammonizione. Fallo contro lo stesso tipo di fallo a Brescia su Olivieri non è stato neanche sanzionato. Lo stesso tipo di fallo contro il Lecce su De Luca non è stato sanzionato. E Sì. quando io ti dico della disparità di giudizio, no? Era lo stesso fallo, identico, La uguale. disparità di giudizio è molto presente. Il problema è che, ripeto, non si comprende, perlomeno per noi tifosi, non si comprende il perché, il per come di queste situazioni, cioè di queste disparità di giudizio. Sì, no, Non si ma è clamoroso. comprende perché non c'è un valore di logica sotto, no? Cioè, se un fallo vale per il Perugia, vale per la Spal, vale per il Lecce, per il Benevento, per qualsiasi squadra. Invece c'è stata molta disparità di giudizio verso il Perugia in queste ultime partite. Quindi, diciamo, l'unica partita abbastanza equilibrata dal punto di vista arbitrale è stata la partita con la Regina, quindi Sì. l'ultima che abbiamo giocato. Questa sera. Intanto brutta entrata di Curalio che cerca la palla, ma non la prende, prende l'uomo, è stato ammonito Curalio, giustamente. Questo sui video non c'è fallo assolutamente. È video che va a sbattere contro Sgarbi, quindi Sgarbi che prende posizione, allarga le braccia per colpire di testa e video andando all'indietro va a sbattere contro Sgarbi, quindi. Comunque è una Spal molto molto aggressiva e sinceramente sul piano del palleggio ci sta creando difficoltà perché con questo Sì. pressing forse il nato non riusciamo a palleggiare bene e Comunque credo che questo ci questa limita un po'. partita, visto l'equilibrio visto in questi 43 minuti e mezzo, credo che si risolverà. Se si risolverà con un tiro in porta fuori dall'area di rigore, perché comunque sia le difese le vedo molto ben attente sulle fasi offensive delle rispettive rivali. Quindi resta un po' più difficile capire se ci sarà l'occasione di poter tirare in porta, perché attualmente, non avendo visto grandi occasioni interne all'area di rigore, è molto difficile sperare di fare Anche gol con occasioni Falzerano interne in all'area di area di rigore. rigore la mette dentro, respinge la difesa della Spal. Anche questa era una buona occasione, ma è stata brava la difesa ferrarese a spazzare. Diciamo che noi dobbiamo essere bravi a sfruttare questa superiorità numerica, cercando di prendere ampiezza.
Sembra che lo stiamo facendo, quindi ancora Falzerano sulla sinistra, palla dentro. Grande imbucata per Falzerano davanti alla porta, murato clamorosamente dalla difesa ferrarese. Recupero prodigioso di uno dei difensori della Spal. Grandissima occasione per il Perugia. È stato molto bravo il difensore della Spal, ha fatto un recupero pazzesco. Pazzesco. Perugia che in questo momento sta premendo. Juan sulla destra sfugge al proprio avversario. Palla dietro. Ancora verso Falzerano a sinistra. Palla fuori dall'area per Burrai. Burrai che ricomincia indietro con un passaggio un po' rischioso. Ma recupera bene Curado, ancora il Perugia sulla destra, sempre Matos, sovrapposizione di Ferrarini, Matos che converge, colpo di tacco, Matos calcio di rigore, va, vediamo, l'azione continua, calma, 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 credo che ci E sia un check ovviamente del Enrico ti VAR, lascio c'è. commentare perché ho qualche minuto di ritardo, quindi vai Allora, pure. c'è un check, credo che ci sia un check del VAR. Credo che ci sia un check del VAR su un. Mi è sembrato fallo abbastanza evidente da qui, devo rivederlo però. C'è una comunicazione VAR, c'è una comunicazione VAR. No, no, viene confermato il calcio d'angolo per il Perugia. Vediamo. No, sinceramente mi è sembrato, visto da dietro non mi sembrava calcio di rigore, sinceramente. Saltando Matos si è più sbilanciato Mamma che è mia. stato toccato. Tanto De Luca, Juan calcia da fuori. Calcio di rigore per il Perugia? No, fa fischiato. Sembrava che aveva calcio d'angolo per il Perugia. No, calcio di rigore, calcio d'angolo. Sinceramente non mi sembra rigore. Comunque ho visto l'occasione di Falzerano Aurora. Sì. Bastava un tocco leggermente alto per metterla sopra la traversa, ma non ha avuto il Ma tempo di fare nulla, purtroppo. è stato bravissimo il difensore. È stato bravissimo il difensore della spalla, sinceramente. Finisce il Sì, primo sì. tempo, intanto 0-0. Bella partita, una partita combattuta. Perugia estremamente aggressivo dopo, soprattutto dopo l'espulsione. Simo, ti lascio un attimo che vado a prendere qualcosa per il mal di gola. Va bene, Arrivo. tanto ci ritroviamo dopo il primo tempo, Dopo il primo ci tempo. ritroviamo tra poco. Sì.
Intanto sta per riniziare il secondo tempo. Sì, io ho ancora la pubblicità, abbiamo molta distanza, però vabbè. In qualche modo faremo, anche se non abbiamo la stessa tempistica. No, entra Melchior, entra l'ex amato a Perugia, Federico Melchior, al posto di Luca Vido, e invece per il Perugia entreranno Olivieri e Beghetto. Olivieri e Beghetto, è uscito Angella, devo cambiare cuffie che sentivo un fischietto e allora ho cambiato cuffie. Allora, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, siamo sempre qui allo stadio Renato Curi. E finora abbiamo visto un Perugia un po' sornione, diciamo, un po' attendista, anche perché comunque sia la SPAL non gli ha dato la possibilità di poter in qualche modo trovare, no, lo spazio per andare in gol. Uno dei tentativi più plausibili è stato il tiro di Matos, che si è andato a infrangere sulla sponda dietro la porta. E niente, speriamo che ci siano occasioni per poter andare in gol, anche perché, come ho detto nel primo tempo, questa è una partita che, data la complessità tattica e anche abbastanza accentuata di tutto il complesso di situazioni che si è creato durante la partita, già un'espulsione, già un cambio per infortunio, secondo me si risolverà per un'occasione che si andrà a delineare nel corso della partita, quindi vedremo. Tanto spalle in avanti. Sì. Abbiamo preso un'imbucata bruttissima. Abbiamo preso un'imbucata veramente brutta che non dovevamo prendere. Sono stati bravi col giro palla i giocatori della spalla a arrivare vicino alla porta di Cicci Zola. Adesso contropiede del Perugia con Olivieri. Beghetto sulla... amico Gartal commenta la drata spalla. Diciamo che su Ferrara Kartal la spalla... diciamo ha avuto anche un po' un arbitraggio un po' di parte in quella circostanza, perché le lati a Ferrara abbiamo vinto, poi sì, però riuscimmo a sfangarla proprio con la vittoria, che fu anche una bella vittoria, perché un Perugia che giocò veramente benissimo, veramente bene, sì. E quindi oggi è normale, la spalla è venuta giù al Curi per giocare la propria partita, ma soprattutto per non farci giocare la nostra partita, che è l'aspetto, penso, più fondamentale di tutta la vicenda. Non so se si riferiva all'ipotetico fallo da rigore alla fine del primo tempo. Sì, sì. Perché rivedendolo ci poteva stare, insomma. Falserano che fa tutto perfettamente, poi sbaglia il passaggio centrale,
Falserano talvolta, benché fa delle ottime incursioni in area di rigore, è un validissimo elemento in campo anche per le tattiche di mister Albini. Talvolta sembra che gli manchi quell'aspetto conclusivo verso la porta che un'ala comunque sia dovrebbe avere, perché anche già il fatto di accentrarsi e tirare con il piede di richiamo, però d'altronde quella è la sua posizione e fa benissimo Comunque quello che fa sulla sua posizione, ci mancherebbe. Però è ecco, qualche uscito tentativo in più a parte di Falzerano verso la porta non sarebbe non gradito, ecco. tanto nel Perugia è uscito Angella, è entrato Olivieri, è uscito Ferrarini, è entrato Beghetto. Adesso non so l'uscita di Angella, se è un patto tattico oppure, dato che abbiamo l'uomo in più, cerchiamo di sfruttare l'uomo in più in avanti, giochiamo con un difensore in meno, probabilmente a questo. Intanto fallo su Matos, ammonizione per un giocatore della SPAL. Ammonito Celia. C'è prima una trattenuta reiterata e poi un fallo. A me queste ammonizioni mi sembrano esagerate da una parte e da un'altra, insomma. Il calcio è uno sport di contatto. Vabbè. Ne tengo le mie Qui c'è una idee, trattenuta di pur. maglia clamorosa su Sì. Matos e il fallo, e qui il Sì, giallo c'è perché comunque da trattenuta di maglia regolamento. più su Celia, su Sì, Celia, sì. Celia, Sì. cioè da parte di Celia. Quindi giallo c'era. Assolutamente. Punizione Perugia dalla tre quarti, ribatte la difesa della spalla, riprende palla Burrai, Burrai verso Falzerano, Falzerano sulla destra, cerca il fondo, scivola, si rialza, ricerca il dribbling, il fallo laterale per il Perugia. Matos. Falzerano la mette in mezzo di sinistro, anticipato di Luca. E questo fallo laterale Perugia, Burrai, Burrai ancora Falzerano, Falzerano che cerca la giocata per Burrai, interviene la difesa della SPAL che spazza via, palla in tribuna. Perugia ha partito in maniera molto arrembante. Falzerano, Falzerano su Matos, recupera palla. Santoro che va sul fondo, deviazione, calcio d'angolo Perugia. Perugia ha partito fortissimo, anche se abbiamo preso un'imbucata che ci poteva costare il gol. Calcio d'angolo di Burrai, respinge ancora la difesa. Sì, un Perugia che è C'è. partito bene in questo secondo tempo, 5 minuti molto arrembanti, anche se come al solito, ripeto, manca quella spinta verso il gol, perché la Spalla si sta difendendo veramente, veramente bene. Sta facendo proprio una difesa proprio ad onore di Maglie questo nome. strette. Mamma mia, colpo di testa che però non viene in qualche modo inviato verso la porta, anzi c'è stata una franata su Meccariello e Zanellato, ma tutto nella norma. Colpo di testa tra l'altro di Meccariello sul calcio d'angolo tirato da Burrai. Sì, è stato un fallo fischiato a sgarbi. Sì, Perugia che gioca con praticamente una difesa 2 in questo momento, con due difensori centrali. Palla lunga verso la sinistra su Beghetto, Beghetto la mette in mezzo, cross al centro. Matos ancora di testa, Falzerano la mette a terra, la rimette dentro troppo sul portiere. Niente, sbagliamo troppo l'ultimo passaggio.
Troppo. Come al solito produciamo bene dalla base dell'area di rigore, ci manca dalla difesa, ci manca. Poi quando arriviamo verso la porta puntualmente c'è proprio un calo che può testimoniarsi mancanza di lucidità nel quale si arriva verso la porta, perché ancora falzeranno sulla altre destra. Fasi siamo pressoché perfetti. Matos che cerca il fondo, salta di netto il proprio avversario, va dentro l'area di rigore, velo, Burrai, deviazione, mamma mia, ragazzi. Calcio d'angolo Perugia, grandissima azione questa fra Falzerano, Matos e Burrai, e De Luca anticipato in calcio d'angolo, grandissima giocata di Rider Matos, velo di Falzerano, palla messa in mezzo da Burrai verso De Luca che viene anticipato, calcio d'angolo Perugia. Burrai dalla bandierina, colpo di testa fuori, alto, rimessa dal fondo. Bravo Matos, vai Matos, vai. Tira! No! Quelle palle da deviare in porta, la Giroud per intenderci, ragazzi, sono difficilissime. Cioè, ci vuole una precisione pazzesca, ovviamente Gartal non me ne vorrà per questo esempio rosso-nero, ma è il primo che mi è venuto in mente da dei recenti vicissitudini dell'attaccante francese, quindi mi perdoni per questo errore, però comunque ragazzi siamo sul pezzo, manca solamente manca il gol. Diciamo è anche un po' questo, no, da un lato che logora, no, questo gruppo che sta facendo insieme a mister Alvini una stagione straordinaria da questo punto di vista, no, logora proprio il fatto che si arriva moltissime volte in area di rigore e pochissime volte si riesce a buttare in rete la cosiddetta boccia, no, quindi veramente comunque sia bisogna fare gli applausi a questi ragazzi che danno anima e core, no, come si dice in Campania, ce la stiamo mettendo tutta anche stasera. Il problema è che purtroppo l'abbiamo buttata dentro, comunque ancora c'è tempo. Vediamo. Tanto Juan che combatte a centrocampo, recupera la palla ancora su Falzerano, scatenato secondo tempo Falzerano, palla dentro per Matos che stoppa molto bene, palla fuori, Burrai sulla sinistra per Beghetto si accinge al cross, la mette in mezzo, respinge ancora la difesa della spalla e poi c'è un fallo di Olivieri, no, di Beghetto, mi sembra evidente, punizione per la spalla. Niente, anche questa l'azione è stata sviluppata benissimo, però è stato sto cross là su terra anche pericoloso di Beghetto, ma no, comunque penso che la SPAL sono riusciti a spazzarla. No, assolutamente, la SPAL sta facendo proprio il suo, nel senso che sanno che il nostro è un gioco molto offensivo e al tempo stesso non ce ne permettono una. Palla di parte... nuovo Falzerano per Matos sdraiato, punizione, ammonizione ancora di nuovo per un giocatore della spalla per un fallo su Matos. Capradossi. Che se non erro è arrivato alla spalla dopo le vicissitudini con il Pescara. Perché sì, scuola Roma. Giocava con il Pescara qualche stagione fa. Lui è scuola Roma, è un giocatore che è interessante comunque. Sì. Punizione Perugia. Venturato intanto che si sta sgolando dalla panchina. Burrai verso ancora Falzerano che cerca il fondo e la mette dentro, palla ribattuta, arriva
arriva Olivieri, Olivieri che recupera la palla, Olivieri entra in area di rigore, casca a terra dopo un contrasto normalissimo di gioco, non c'è assolutamente fallo, spallata regolarissima, recupera il Perugia ancora con Curado, Curado che la mette lunga, esce il portiere della Spalla, impresa alta, che conquista la palla. Comunque ho visto proprio Venturato, no, che si sgolava, ma secondo me la paura più recondita di Venturato penso proprio sia prendere un gol, e quindi li sta spronando ad una difesa proprio a oltranza, cioè da questo punto di vista, come possiamo vedere, al di là che era un calcio di punizione, ma la Spal veramente non si sta più nemmeno affacciando nella nostra metà campo, quindi proprio paura di una nostra incursione improvvisa. Dobbiamo stare comunque attenti perché, ripeto, sì, possono rifilarci sorprese, cioè, magari non gradite. Noi purtroppo, anche quando spesso le partite le abbiamo dominate, a volte abbiamo fatto anche degli errori che ci hanno costato caro. Vero. Dobbiamo, sottoscrivo assolutamente. Quindi dobbiamo stare molto attenti, però insomma, sembra un buon Perugia che, a parte l'imbucata che abbiamo preso dopo un minuto, forse perché ancora non ci eravamo risistemati bene in campo. Simone, puoi mettere il risultato che non vede? Sì, allora, sì. Allora. Comunque il risultato è 0-0. E ora troverò il sistema di metterlo. Allora. Tanto Curalo che esce, Sgarbi esce palla al piede, la manda lunga verso Olivieri, anticipato sia Olivieri che De Luca, credo che c'era fuori gioco, no, sì, era fuori gioco di Melchiorri, punizione Perugia, con Burrai, Burrai che la sventaglia verso sinistra, stop di petto, parte di un giocatore del Perugia, poi palla verso Curado, Curado giro palla per Sgarbi, Sgarbi che avanza per quarti campo avversario, Burrai, Burrai sulla sinistra, Beghetto, Beghetto che la mette, colpo di testa, gol del Perugia, Rider Matos, 1-0, Perugia 1, scusate, ragazzi, gol di Quan, ma io Gol di Quan per mettere il risultato in sovraimpressione, perdonatemi, non ritrovo gol, la funzionalità. Gol di Quan, solito 27 partite, terzo gol in stagione, cross mi sembra di Beghetto, e Quan col tempismo e gol visto, bellissimo gol di Quan su cross bellissimo di Beghetto, 1-0 Perugia. Era ora? No, dico era ora perché insomma l'aspettavamo sto gol, è arrivato soprattutto da parte di Guan, quindi si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, sì, lui è molto bravo negli inserimenti, e adesso bravissimo, andiamo avanti, bellissimo gol, bellissimo. Andiamo avanti, non la marcatura in questo caso è stato bravo lui a prendere il tempo al difensore, girargli dietro e l'ha perso, tanto comunque il cross bellissimo di Beghetto, tanto spalli in avanti, mamma mia che imbucata che abbiamo preso, bravissimo Curado in scivolata, tiro da fuori, credo che... ancora spalli in avanti, Cici Zola miracoloso, Cici Zola miracoloso, va a sbattere anche contro il palo, ma parata clamorosa di Cici Zola, l'avevo detto, occhio alle imbucate, perché ancora spalle in avanti sulla sinistra, la mette in mezzo, spazza Filippo Sgarbi, fallo laterale spalla e niente, come un animale ferito hanno risposto subito al gol del Perugia con grande caparbietà. Intanto De Luca che va via
da solo va, vai a clamorosamente il passaggio verso Olivieri, che sicuramente andava in porta. Questa è un'occasione mancata, tanto fallo a spezzettare il gioco da parte di Filippo Sgarbi. Tanto spalle in avanti. Ok, ci sono riuscito molto, ragazzi. Ci ho messo un po', ma il banner con il risultato in diretta l'abbiamo messo. Perugia spalle 1-0 al 59esimo. Kuan va in gol. Intanto Kuan sventaglia verso, grandissima apertura di Kuan verso Matos, che va a incrociare il campo dalla parte sinistra. Palla dietro ancora per Beghetto. Beghetto per Olivieri. Olivieri che la gioca con Falzerano. Falzerano che fa questi appoggi che qualche volta lo capisco, ma va bene uguale. Recuperiamo il pallone, ancora Beghetto. Beghetto, un altro cross dalla sinistra, respinge la difesa. Ancora Perugia in fase d'attacco. Perdiamo un pallone sanguinoso sulla linea della, da, verso da Matos, e poi fallo giusto fischiato. È stata una sventagliata di Juan verso Matos clamoroso. Qui Cici Zola parata a chiudere il primo palo su Celia, però sulla sinistra nostra è la seconda imbucata che prendiamo pericolosa al secondo tempo. Sì. Quindi un attimino più d'attenzione, perché comunque no, c'è da dire che il Perugia non si sta dimostrando per nulla appagato dal gol di Juan, ma anzi quello assolutamente no, però tempo, dobbiamo comunque fare attenzione, ripeto. 63esimo, Cici Zola ha fatto un gran intervento che è stato fatto rivedere il replay. Grandissimo giocatore, grandissimo difensore dei pali, Cici Zola. Grandissimo anticipo, e usciamo ancora con Falzerano. Falzerano che lancia sullo spazio De Luca, palla troppo lunga. E qui sbagliamo sempre, purtroppo. Non arriva mai su queste ripartenze, sugli spazi dove c'è tanto campo, sbagliamo veramente troppo. Tanto Falzerano recupera l'ennesimo pallone, generosissimo come al solito, l'appoggia sulla sinistra, Matos la mette in mezzo, sì, però un pochino più cinici. Grandissima occasione per il Perugia, Matos che voleva servire De Luca al centro, poteva anche calciare in porta probabilmente. Sbroglia la matassa Zanellato, mi sembra, e calcerando, no, Dickman. Comunque, come dicevi poc'anzi, Enrico, bisogna essere più cinici sotto porta. Questo è un dato di fatto. Quello che manca purtroppo a questa squadra, cioè quel cinismo sotto porta, anche no, nel caso di Matos, che ha fatto benissimo a servire a Valer in mezzo, ma avrebbe potuto anche tentare un tiro in porta. Calcio d'angolo Perugia, colpo di testa di De Luca fuori, rimessa dal fondo per la spalla. Sì, no, abbiamo sviluppato benissimo di nuovo l'azione, partendo da una palla recuperata a centrocampo, e abbiamo aperto il campo, poi l'abbiamo ristretto, siamo andati a giocare in mezzo, palla di nuovo sull'esterno dove è entrato in area Matos, che purtroppo voleva servire De Luca, ma è stato bravo Dickman. Però da lì si può calciare anche in porta qualche volta. Almeno provare. Tanto spalle in avanti. Fronte destro dell'attacco della squadra ferrarese. Giro palla. Poi si torna ancora sulla destra. Molto bravo Matos. Palla in fallo laterale. Scusate se sono in quasi religioso silenzio, se così si può dire, ma sono concentrato sul match, quindi non riesco ad esprimere parole, anche perché stiamo facendo veramente, veramente bene. Quindi c'è poco da dire da questo punto di vista. Ascoli Pisa quanto stanno? Controlliamo subito. Allora, Cremonese Pordenone 0-0,
No, scusate, Cremonese Pordenone 1-1, Ascoli Pisa 2-0. Rispettivamente Cremonese e Pordenone sono il 74esimo e Ascoli Pisa 69esimo. L'Ascoli vince 2-0 col Pisa? 2-0 ad Ascoli, Federico Dionisi al 41esimo al 45esimo, quindi allo scadere quasi del primo tempo c'è stata questa doppietta di Dionisi che permette ai bianconeri di andare. Questo per noi non è un buon risultato. Questo per noi non è un buon risultato. No, no, assolutamente. In corsa playoff questo non è assolutamente un buon risultato per noi. Assolutamente, ma, perché pensiamo a vincere noi, via. Attualmente Ascoli c'è un punto in più. Un attimo la classifica. C'è l'Ascoli che sarà al settimo posto con 49 punti e il Perugia che resta un punto in meno a 48, fuori dalla zona playoff, con in mezzo il Pordenone che è fermo a 48 punti. No, il Pordenone. Scusa, il Frosinone, scusa. Frosinone. Lapsus freudiano. Il Frosinone. Palzerano, la limite dell'area, parla per De Luca. De Luca, mamma mia. Potremmo sbagliare sti gol, ragazzi, cioè, è assurdo, cioè, non possiamo sbagliare sti gol, no, porcaccia la miseriaccia, ma mannaggia la miseria, occasione clamorosa, grandissima giocata di Palzerano per De Luca che non riesce a incrociare, a inquadrare la porta praticamente, mamma mia, porcaccia la miseriaccia. Falzerano, Falzerano, De Luca, mamma mia De Luca, mamma mia, ma non te puoi sbagliare queste palle così. Grandissima, grandissima palla di Falzerano, mamma mia, era pennellata, quella andava dritta sul secondo palo, bastava, sul secondo palo, anche passa sul primo palo, bastava incrociare, però pazienza. Sulla corsa, vabbè, andiamo avanti, meno facile. Occasione clamorosa comunque, secondo me. Massimo che De Luca avrebbe potuto colpire con un piatto, ecco, perché lì andarci di collo in quel modo difficile che ti entra in porta. Ha provato a tirarla di potenza. Comunque grandissimo secondo tempo di Falzerano. Sì, assolutamente, Falzerano. Io impressionante il secondo tempo. Saranno questi ultimi 20 minuti, ma per me è già l'uomo Matos, 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 Matos. Mamma mia. Niente. Riusciamo a buttarla dentro, anzi con le mani. Probabilmente se fosse stato un campionato, sì, di pallamano già avevamo avuto più fortuna, questo è poco ma sicuro. A proposito, sprechiamo troppo, Simo. Sì, quello è vero, ma diciamo non è una cosa che scopriamo oggi, no. Il bene però, e il male, però, ecco, quindi no, siamo no, anche però abituati a ciò. Assolutamente, però stasera tanto, stasera tanto, vero, stasera vero, tanto, vero. Intanto esce da Riva, entra Peda, esce Dorazio e entra Latte Lat per la spalla. Doppia sostituzione per Mister Venturato, che evidentemente vuole un po' più di spessore avanti per poter far avanzare la squadra, che da 35 minuti a questa parte è molto, da 30 minuti a questa parte, scusate, è molto sofferente, sì, dal punto di vista. Ricordiamo anche che sono in un uomo in meno, perché è giusto ricordarlo. C'è stata anche l'espulsione. Tanto fallo di Olivieri, punizione per la Sparla. Sempre Francis dice: purtroppo ci manca cinismo sotto la porta, a Perugia merita l'alta classifica,
anche i danni che ha regalato la VAR, concessa e non concessa. Sì, assolutamente siamo d'accordo con quello che dici, Francis, anche perché da questo punto di vista Perugia non ha mai mollato di un centimetro, anche quando le situazioni... Intanto contropiede Perugia, Matos para il portiere, ma poteva giocarla tranquillamente su De Luca. Secondo me adesso sbaglia decisamente la scelta della giocata. Perugia ancora in avanti, Falzerano in area di rigore, fallo di Falzerano. 3 contro 1 non si può sbagliare, cioè devi fare gol, non ci sono santi. 3 contro 1 devi fare gol, 3 contro 2 devi fare gol. Qui Matos ha fatto la cosa opposta che doveva fare prima. Prima doveva calciare in porta, l'ha messa stata. Adesso doveva metterla a mezzo e l'ha invece calciato. Ha fatto due azioni uguali, due decisioni sbagliate. E sì, infatti ci sono infatti Alvini, poi è normale che gli allenatori un po' si infuriano. Intanto entra Segre, dovrebbe uscire Juan, forse, non ho visto, no, esce Santoro. Sì, al 74esimo esce Santoro, buona partita, entra Segre. Sempre Francis dice grazie mille per aver messo il banner, comunque non bisogna sottovalutare la SPAL. No, assolutamente, assolutamente, anche perché la squadra di Venturato sono ciniche, lo stiamo dicendo, ma al tempo stesso possono regarci anche danno, quindi bisogna stare molto attenti, perché a loro bastano occasioni in cui noi abbiamo una leggera dormita, ecco, quindi se facessimo un'occasione in avanti. Ecco. Io l'ho detto prima, abbiamo preso due imbucate che sulla parte destra nostra praticamente che mi sono piaciute per niente, le moce costano il gol. È stato bravo Cicci Zola e nel secondo frangente è stato bravissimo Cicci Zola. C'avevano tanto palla in avanti verso Olivieri che va sul fondo, affronta l'avversario, entra in area di rigore, la tocca, è l'ennesima scelta sbagliata che facciamo, è l'ennesima rifinitura che sbagliamo. Peccato, era una buona occasione anche questa. Niente, sbagliamo troppo sotto questo punto di vista, cioè, sbagliamo troppo, veramente troppo, o per troppa frenesia o per poca lucidità, non lo so, però anche qui abbiamo fatto una castroneria. Tanto punizione per la spalla, fallo di Burrai. Era giusta la lettura, ma Falzerano purtroppo sì, ma... è arrivato in ritardo. No, ma non è Falzerano, l'ha messa piano, troppo piano lì. Sì. Intanto in avanti la spalla, fallo laterale sotto la gradinata per la spalla in fase d'attacco. No, ma io l'ho detto che dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo stare attenti. Rovesciata di Melchiorri a metterla in mezzo e esce Cicci Zola e va su alla palla. A che minuto sei, Enrico? 76esimo, 77esimo quasi. Ora spalle in avanti, si spinge in avanti sulla squadra di Mister Venturato. Palla che finisce in pallo di fondo, rimessa per il Perù. Comunque Melchiorri ha fatto una gran giocata. Sì, sì, ma lo conosciamo bene. Sì. Ecco, come era prevedibile, dopo il 75esimo noi stiamo un intanto, po' più guardinghi, giustamente anche per Olivieri.
Tanto Olivieri prova. Tanto Olivieri prova la giocata verso verso De Luca, che viene anticipato, fallo laterale per il Perugia. C'è un ulteriore cambio per la spalla, Scipinato entra Esposito. Comunque, come era prevedibile, la spalla è riuscita a fare due azioni proprio ora, dopo il 75esimo, proprio il periodo in cui il Perugia ha il calo fisico, ma come è giusto che sia, quando giochi per 75 minuti ad alta intensità è normale che il calo fisico verso la fine del match, verso l'approssimarsi del 90esimo, arrivi. Sì, ma ci sta anche che un attimo infatti è rifiati, perché sì, assolutamente. Rifiatare. Assolutamente. Però ripeto, fino adesso un gran bel Perugia, purtroppo secondo me abbiamo sbagliato troppo sotto porta stasera, veramente tanto secondo me. Su quello sono d'accordo con te, perché e poi fino adesso il vantaggio, e poi adesso fino adesso il vantaggio si è anche meritato per quanto abbiamo fatto sicuramente, però sono quelle partite che non riesci a chiudere, stanno in bilico fino alla che ti fine possono far male alla fine, e giustamente devi stare sta sempre attento, perché bisogna stare sempre attento. Tanto punizione per la spalla. Riparte in contropiede il Perugia, se ci riusciamo, ecco. Fermato Matos senza fallo. Transizione della spalla, sinistro di Melchiorri in alto. Quello secondo me non era fallo, per niente. Burrai ammonito per proteste. Urrai ammonito per proteste. Non so, non hanno fatto rivedere l'ipotetico fallo su Matos. Che fallaccio! Fallaccio su Matos, che stava in ripartenza verso la porta spallina. Una spallata impressionante di un giocatore della SPAL. Veramente... Non so, cioè a gioco normale, ah sì no, era fallo tutta la vita, quella è stato ammonito Burrai per proteste, ma vabbè, lasciamo, sì. Lasciamo perdere. Non avevo visto bene, ma insomma il fallo era davvero. Burrai sta dicendo, ma cosa ammonisci, giustamente c'era l'intervento da ammonire, ma adesso i giocatori del Perugia, ma vabbè, adesso che hanno fatto vedere il replay effettivamente si disinteressa totalmente, totalmente del pallone, va direttamente sull'uomo. Tanto esce Matos con la borsa di ghiaccio sulla spalla, mi sembra anche abbastanza dolorante. Sì, ha dato una bella spallata, io mi auguro che non sia nulla di grave, ma questo era un intervento come minimo. Questo, ragazzi, passatemelo, non è un contrasto di gioco. Ora togliamo subito ogni dubbio da qualsiasi domanda o questione. Questo non è un contrasto di gioco, questo è un fallo fatto volutamente per far male all'avversario, punto. Ecco. Tanto Cicci Zola rimette la palla lunga per De Luca. Juan la colpisce di testa, viene anticipato Olivieri, riparte la spalla in palleggio sulla destra. Recupera Burrai, Juan viene anticipato, pericolosissime queste palle perse lì. E grande pressing della spalla in questo momento. Dobbiamo essere bravi a uscire in palleggio, ma se poi non ci riusciamo sarebbe il caso anche di buttare via la palla qualche volta. Bravo Juan,
sbagliamo tanto. Simo, tu c'hai qualche ritorno? No. Ok, perché? Perfetto. No, perché okay. Avevo regolato le cuffie per non avere ritorno. Ah, okay. Però te l'ho chiesto perché. Ok, no, tutto ok. È andato tutto bene fino adesso. Perfetto. Sì. Intanto siamo all'83esimo, mancano 7 minuti più recupero. Di nuovo la spalla in avanti. Durrai recupera questo pallone. O Cicizola, ho visto adesso da un ingrandimento che è stato fatto dalle riprese, mi sembra che ha preso un colpo al naso, perché ho visto sì, che il naso è un po' più grosso rispetto al normale, quindi ha sbattuto sul palo quando ha fatto quella parata su quell'azione pericolosa della spalla, mi sembra che è andata ancoccia contro il palo. Ah, ok. Quindi vorrei che abbia, se si è fatto male lì. Tanto fallo di Melchiorri su Sgarbi. Io credo che assolutamente, carità, l'1-0 ci sta bene, ma dalle tante che abbiamo sprecato, fare un secondo gol adesso vorrebbe dire chiudere definitivamente la partita, anche perché la spalla adesso, diciamo, cioè, non è per mancare rispetto ai tifosi spallini, ma non è mai stata incisiva. Un paio di volte è stata pericolosa, quello sì, però insomma ci sta che sui 90 minuti, però tutto sommato il Perugia la partita l'ha fatta. Intanto c'è una sostituzione per il Perugia, dovrebbe entrare Murgia, non so chi esca. Tanto Olivieri che litiga con la palla in questo caso e gli viene presa dal difensore della spalla che riparte con il palleggio. Accettare l'uno contro uno va bene, però non esageriamo. Bravo Sgarbi, calcia fuori Burrai, vince ancora sta seconda palla alla spalla che riparte sulla destra, bella azione della squadra di Ferrara, bravissimo Quagni ad immolarsi a prendere un fallo importantissimo, bravissimo. Esce Rider Matos, entra Murgia. Siamo all'85esimo, nella spalla esce Zanellato. Vediamo chi entra. Entra Luca Mora, che non è Lucas Mora, o Lorenzo Mora, non mi ricordo. Questo ragazzo, intanto è uscito Matos, ha fatto una buonissima gara. Matos è stato impeccabile, mancava solo il gol, questo possiamo dirlo senza problemi. Sì, gli è mancato il gol, sì, mancava solo il effettivamente gol. Sì. Tra Domora, una gran partita nella spalla. No, Matos assolutamente si contende il titolo di uomo partita insieme a Falserano, questo è poco ma sicuro. Falserano ha fatto un secondo tempo clamoroso. Vero. Io non è che voglio essere critico, però lo guardo sempre con occhio abbastanza critico perché so quanto può dare, però oggi pomeriggio, stasera, ha fatto un secondo tempo clamoroso, veramente clamoroso. Tanto Quan recupera l'ennesima palla e non riusciamo a uscire qui per troppa leziosità. Punizione, poi Quan è quello stesso al fallo su Esposito, punizione per la spalla. Qui siamo stati un po' troppo leziosi e
potevamo far meglio. Infatti sì. Alvini non l'ha presa troppo bene. Alvini non l'ha presa troppo bene. Palla in avanti, esce Cici Zola, controlla il pallone con tutta la calma del mondo, fa passare un po' di tempo, la raccoglie, siamo all'88esimo. Per la corsa ai playoff, Simo, non so se sei d'accordo, ma insomma, tutte le partite sono tutte finali per noi, da qui alla fine. Nella maniera più assoluta e imponderabile, perché comunque ogni partita è una storia a sé, soprattutto quest'anno, quindi vedremo. Io sono fiducioso, però bisogna vedere anche quanti punti racimoliamo, soprattutto almeno su, se non erro, mancano più... dopo questa 9 giornate, 8 partite, 8 o 9? 9, no? 8. 8? 30esima giornata. Perfetto. No, no, pensavo ero 9 ne mancavano domenica, giustamente. Sì. Grandissima palla di Juan, Perugia in avanti con De Luca, e sbagliamo anche questo, e va bene. E allora niente. Cioè, mi auguro che almeno su queste 8 partite almeno ci siano 5 vittorie e 3 pareggi. Lì allora potremmo realmente considerare la questione playoff solamente iniziata. Io penso che poi dovremmo farli playoff, però se andiamo a contare. Sì. Dimmi Simo, vai. No, mi ricollegavo a quello che stavi per dire, già ho capito dove volevi andare a parare, il fatto che certamente bisognerà migliorare questo sistema gol che non va a granché, ecco, se non, ecco, diciamo questo. Mamma mia, ho sbagliato l'impossibile stasera, veramente. Una cosa impressionante. Questa sera siamo stati troppo sciuponi, questo bisogna dirlo. Anche perché se non fosse stato sì. Per la testata di Juan non saremmo nemmeno in vantaggio. No, vabbè, il gol è stato bello, è stato anche meritato, ripeto, però volevo dire, abbiamo fatto male. Comunque sono 4 minuti di recupero, è scattato il 90esimo e adesso si giocherà fino al 94esimo. Palla in avanti, Juan che chiude ancora, ecco, siamo riusciti anche a sbagliare il rinvio, confusione, batte al limite dell'area, palla conquistata dalla spalla che ricomincia a giocare, spalla avanti a testa bassa, Falzerano, intervento provvidenziale, poi viene contrastato da calciatore della spalla che porta via la palla. Perugia che sta difendendo in questo momento, rimessa del portiere, calcia lungo il portiere della spalla, colpisce di testa quando De Luca in pressione il difensore, palla ancora al quarto del portiere Ferrarese, si accinge al rinvio, la manda avanti per quarti Perugina, va, c'è un contrasto aereo, fallo Perugia e vede un giocatore a terra che dovrebbe essere forse Falzerano con i crampi. O era Juan, vediamo un attimo, no, Juan era qua nella terra, ma non è successo niente, insomma. Diciamo un colpo rimediato su un volo. Sì. Su un volo verso il pallone. Palla verso Olivieri che non riesce a controllare, era un pallone difficile questo. No, Murgia, scusate. Murgia non riesce a controllare la palla, ma non era facile controllare questa palla. Tanto c'è palla mandata avanti per Olivieri che è in posizione di fuori gioco. 92-30, Perugia 1, spalla 0, un minuto e mezzo alla fine della partita. Palla ancora in avanti, spalla che gioca, palla avanti naturalmente
Segre che controlla, palla su un fallo di fondo, recupera questo pallone il Perugia, è un po' manna dal cielo. Cicizzola che invita i compagni di squadra ad andare avanti, penserà lui alla rimessa dal fondo. Parte Cicizzola, il lancio di Cicizzola, palla recuperata da Quan, Quan che la manda in avanti, la manda in avanti per De Luca, De Luca in area di rigore, De Luca che dribbla, De Luca che tira in porta e para il portiere. E anche qui potevamo fare un'altra scelta perché c'aveva un appoggio secondo me più comodo, c'aveva poco angolo della porta, comunque bravo De Luca. Spalla in avanti, pericolosissima, davanti alla porta, e lo avevo detto. 1-1, 1-1 al 94esimo. È clamoroso, veramente, è veramente clamoroso. È veramente clamoroso. Ma De Luca, è veramente era sotto la traversa, maledizione. È veramente clamoroso. Vabbè. Abbiamo regalato i punti anche stasera. Porca miseria. Se può pareggiare una partita del genere, no? Mamma mia. Ma dai ragazzi, ma come si fa? Io me lo sentivo, ma io te l'ho detto Simone, dico, è normale. Cioè, non si può pareggiare una partita del genere, ma noi sbagliamo troppo davanti, ma guarda, sbagliamo troppo, ragazzi, potevamo stare 2-3-0, anche 4-0. Una spalla che non ha fatto nulla, siamo andati a concedere questa occasione, ma come si fa, questo purtroppo è il limite grosso che ci abbiamo, ce lo portiamo dietro dall'inizio del campionato. Assolutamente non è possibile una cosa del genere. Peccato perché sono tre punti buttati via, tre punti buttati letteralmente via, ma non perché è sbagliato chissà cosa, perché semplicemente non hai concretizzato niente. Certo, ma sono assolutamente d'accordo con te, Enrico. Cioè, tu devi praticamente concretizzare, no? Cioè, praticamente abbiamo preso 40-50 palle gol stasera, siamo riusciti a buttarne dentro solo una. No, okay? E poi clamoroso che senza almeno cercate di fare due. No, hanno fatto gol loro, è finita. No, ma abbiamo preso proprio gol al 94esimo. Hanno fatto gol loro, è finita la partita. Sì. No, alla fine, per carità, hanno giocato in 10 tanto tempo. Alla fine è meritato anche il pareggio loro, perché comunque, sì, insomma, due o tre grattacapi anche in 10 te l'hanno creata. Quindi, purtroppo. Noi abbiamo buttato via tre punti clamorosi. Pazienza. Teniamo la prestazione. Ci stavano mai i tre punti, ma questo è stato purtroppo un gol al 94esimo, non dico inaspettato, perché purtroppo non è già la prima volta che capita. No. Se ricordate, su a Monza è capitato allo stesso modo. Quindi si conclude la partita con il risultato di 1-1, un pareggio credo immeritato da parte nostra per quello che abbiamo prodotto, ma al tempo stesso meritato per la spalla, per due motivi: perché la spalla in un modo o nell'altro ha saputo sfruttare l'unica nostra mancanza difensiva a partita finita, e noi siamo stati capaci di mettere in rete le 50 palle gol che ci sono capitate penso in tutta la partita, perché se non sono 50 sono una sessantina di palle gol che non siamo riusciti ad ottimizzare in rete, e questo credo che debba andare al vaglio dello staff tecnico di mister Alvini, perché comunque sia
non si può accettare una squadra che produce tantissimo, tantissimo anche oltre alle proprie forze fisiche, e poi prendere un gol così a partita finita. Finita, e purtroppo non è neanche la prima volta. No, no, già purtroppo non è neanche la prima volta. Noi siamo i noi superstiti del pareggio al settimo minuto di recupero di Monza, quindi Monza dire... sì, ma poi insomma abbiamo il gol preso al 93esimo col Pordenone, insomma, ecco, vabbè, ce ne sono imponderato, no, diciamo, quindi ce ne sono. Detto ciò, io ringrazio Enrico per... Ciao Simo, ciao a tutti ragazzi, grazie per averci seguito, ciao Francis. Ciao Francis, ringraziamo tutti, salutiamo anche Cartal per averci fatto compagnia nella visione della partita Perugia-Spal. Si conclude con un pareggio, speriamo di poter essere più concreti la prossima occasione, ecco, perché l'importante è non perderle. Diciamo questo, no. L'importante è non perderle. Diciamo che anche questa volta ci teniamo la prestazione, perché la prestazione è ottima, buonissima, e purtroppo il risultato è un po' meno. Pazienza, pazienza. Nel frattempo vi aggiorniamo dagli altri gabi, concludendo questa diretta che da noi è finita 1-1. Per ora, qui ancora c'è scritto in diretta, però credo che sarà terminata anche Ascoli 2-0. Beh, sì. Cremonese Pordenone 1-1. La vittoria dell'Ascoli per noi è un bruttissimo risultato. Risultato. Anche perché l'Ascoli gioca playoff, brutto. Bruttissimo risultato. Gioca un gran risultato. Calcio l'Ascoli, però insomma non ci meritavamo questo pareggio così a freddo. Nonostante i nostri giocatori erano caldi perché erano in campo da 94 minuti, però è un pareggio che arriva a freddo, però va, speriamo bene di farci la prossima. E comunque Venturato ce l'ha incartata anche questa volta in una maniera, sì, o nell'altra, sì. Insomma, l'allenatore che quando incontra il Perugia sembra che vede rosso come il toro, quando vede vabbè. Va bene, buona serata a tutti ragazzi. Venturato ritorni non un toro ma una persona normale. Parlando, io saluto Enrico. Ciao Simo, grazie, buonasera. E vi lasciamo alle prossime. Buona serata e sempre forza. Ciao, ciao. Sempre solo forza.